Una volta in una città lontana nacque un bambino trasparente. Era di carne ed ossa, ma sembrava di vetro. Se cadeva non andava in pezzi, ma gli veniva un bernoccolo trasparente sulla fronte. Si vedeva il suo cuore battere, si vedevano i suoi pensieri. Una volta, per sbaglio, il bambino disse una bugia e subito la gente vide una palla di fuoco dentro la sua fronte. Disse la verità e la palla di fuoco sparì. Per tutto il resto della sua vita non disse più bugie. Il bambino si chiamava Giacomo, ma la gente lo chiamava Giacomo di Cristallo. Tutti gli volevano bene. Salve a tutti, io sono Elvira Zaccanino, sono la direttrice delle edizioni La Meridiana. Con me stamattina ci sono Luca Cenci, Tatiana Vitali e Rossella Placcuzzi del Centro Documentazione Handicap. La storia che ho cominciato a raccontarvi è l'incipit di Giacomo di Cristallo. È una storia che molti di noi hanno ascoltato, hanno sentito e anche hanno raccontato a scuola, ai propri figli. Stamattina siamo qui, io dalla Puglia e loro dall'Emilia-Romagna. Siamo qui per parlare di un libro che insieme abbiamo pubblicato in onore di Gianni Rodari per il suo centenario. Il libro è Giacomo di Cristallo e le altre storie. Quindi ben trovati. Un saluto dall'Emilia Romagna. Ciao Elvira, ciao a tutti gli amici della Meridiana. E anche a chi ci ascolterà a partire da questo momento, a chi vorrà ascoltare fino in fondo questa nostra presentazione e magari anche condividerla. Il libro appunto che presentiamo, che è uscito in occasione dell'anniversario dei 100 anni della nascita di Gianni Rodari, è questo qui. Proviamo a sfogliarlo insieme in alcune sue pagine. Io vi mostro la copertina. E vi mostro anche alcune pagine del libro, perché è un libro, possiamo definire speciale, vero Luca? Possiamo definirlo accessibile, per cui anche speciale, chiaramente. Non è un libro scritto nella maniera tradizionale che la maggior parte di noi conoscono. È un libro che ha una differenza sostanziale. Non c'è solo la parola scritta, ma ad ogni parola scritta è associato un simbolo, Bene, utilizzando la comunicazione aumentativa alternativa. e questo proveremo insieme a fare, parlando di Rodari, parlando di queste storie e parlando anche di questo tipo particolare di scrittura e quindi anche di lettura, proveremo a spiegare la nostra scelta di pubblicare proprio queste storie, queste 5 storie, e perché la scelta di Rodari in questo percorso editoriale che ci vede collaborare ormai da alcuni anni con il Centro Documentazione Handicap e anche con la cooperativa Archi Arcobaleno di Granarolo, sempre dell'Emilia-Romagna. Allora, Luca, credo che dobbiamo innanzitutto spiegare bene chi siete e perché questa scelta di questo libro, da dove nasce e il percorso che voi avete fatto per arrivare a Rodari e per arrivare a queste storie. E tu lo farai con appunto la collaborazione di Tatiana Vitali e di Rossella Placcuzzi. Allora, cominciamo. Centro Documentazione Handicap. Allora, questo libro nasce da questo contesto, il contesto appunto del Centro Documentazione Handicap di Bologna. Cos'è il Centro Documentazione Handicap di Bologna? Il CDH, l'abbreviativo, l'acronimo, nasce più di 30 anni fa a Bologna da un gruppo di illuminati, li definirei, tra cui Claudio Imprudente. Molti di voi lo conoscono, un giornalista, formatore, scrittore, che allora era semplicemente un sognatore, un ragazzo che si pose una domanda all'apparenza banale ma rivoluzionaria. La domanda era: cosa può fare una persona con disabilità grave come la mia? Claudio ha diagnosi di tetraparesi spastica fin dalla nascita, per dare il proprio contributo alla società? La società degli anni Ottanta in Italia chiaramente era molto differente rispetto a quella di oggi. Quella di oggi non è perfetta, ma negli anni Ottanta la persona con disabilità era un mero soggetto passivo che andava tutelato, aiutato, curato, ma che assolutamente non si pensava potesse dare qualcosa per gli altri, per la società. Quindi
Quindi questa domanda di Claudio, all'apparenza così banale, in realtà rovescia un paradigma, perché quella persona che poteva solo ricevere, adesso si prendeva delle responsabilità, si sentiva in dovere di dare qualcosa alla società. Da questa domanda nasce sostanzialmente quello che è il modus operandi del Centro Documentazione Handicap, e a quasi 40 anni di distanza da quella domanda, 40 anni che compiremo tra 2 anni, tra l'altro. Ancora lavoriamo con questa domanda in testa, ovvero la persona con disabilità è protagonista del proprio percorso, ha un ruolo attivo e in questo posto di lavoro, dentro il centro documentazione handicap, viene per lavorare, per produrre cultura. Il lavoro che facciamo con la comunicazione aumentativa alternativa e il laboratorio Librarsi continua a avere questa domanda in testa. Infatti, i protagonisti di tutto questo sono le persone con disabilità. Noi siamo un'equipe di persone con disabilità e non, e insieme lavoriamo per la traduzione di libri in simboli. Cerchiamo di costruire dei libri accessibili, che siano accessibili e che possano raggiungere più persone possibile. Infatti, Luca, questo libro è il risultato, il lavoro, il frutto del lavoro del laboratorio Librarsi, che è all'interno del CDH Caparlante e all'interno anche di un progetto che ha anche un bel nome, insomma, legato alla Provo cultura. un attimo a spiegare questa scatola, questo insieme di scatole magiche che si aprono. Allora, nella cooperativa Caparlante, Centro Documentazione Handicap di Bologna, a parte già Caparlante sarebbe un nome su cui discutere, appunto, che poi riprende quella domanda di Claudio, no? La H, la lettera muta dell'alfabeto italiano, che è anche l'H di handicap, che in realtà è una lettera muta, ma una lettera fondamentale, perché senza l'H, provate a dire delle parole con l'H senza H e capirete quanto è importante quell'H. E quell'H, sempre considerata muta, per noi doveva essere un H parlante, per cui questo è anche un nome significativo. All'interno c'è il progetto Calamaglio, che è un progetto, anche questo è più che trentennale, che magari poi la Tatiana ci racconterà. Tra le molteplici attività del progetto Calamaglio c'è il laboratorio Librarsi, che è quello di, appunto, di costruzione di libri accessibili. Tatiana, se magari vuoi raccontare qualcosa prima sul progetto Calamaglio, quello che facciamo con il Calamaglio, e poi su Librarsi. Buongiorno Buongiorno a tutti. Scusa un attimo, Tati. Tradurrò quello che dice Tatiana, perché chiaramente ha delle difficoltà nel linguaggio, chi non, giustamente, chi non la conosce non può capirla al primo impatto, quindi per semplificare la diretta la tradurrò in simultanea. Buongiorno a tutti, sono Tatiana Vitali, educatrice ed animatrice del progetto Calamaglio. Siamo un gruppo formato da educatori e animatori con disabilità. La caratteristica di questo posto è che in tutto quello che facciamo è fondamentale il ruolo attivo, è centrale il ruolo attivo della persona con disabilità. Il progetto parte tuttora come centrale obiettivo l'incontro con le scuole per andare a parlare con i ragazzi e cercare di rovesciare loro degli stereotipi, a parlare di disabilità per mostrare una diversa cultura, per raccontare la diversità dal nostro punto di vista. Poi andiamo
Andiamo in scuole di ogni ordine e grado, quindi dalla scuola dell'infanzia, diciamo, ma anche lo 0-3 fino alle università, andiamo dove ci chiamano, chiaramente utilizzando, come diceva la Tati, degli strumenti diversi, che sono l'animazione appunto per i piccoli e la formazione invece per dalle superiori in su, diciamo. E sul progetto Librarsi invece, poi appunto, perché poi il progetto Calamaio, oltre a questo, inizia a fare tanto altro, non diventa più, non è più solo scuola, ma è tanto altro. E da qui, tra i vari molteplici laboratori che andiamo a creare successivamente, nasce anche il laboratorio Librarsi. Dal 2014, quando facemmo tutti insieme un corso sulla CA presso l'Ausilioteca di Corte Roncati qui a Bologna, iniziamo il martedì mattina un laboratorio sulla costruzione appunto di libri in simboli. Quello che dice Tatiana adesso è importantissimo, ognuno di noi ha un ruolo attivo. Questo, scusa Tati, ti fermo un attimo, che vuol dire? Vuol dire che qui nel progetto Calamaio, al Centro Documentazione Handicap, non lavoriamo con un gruppo di persone con disabilità omogeneo, classico, che può, diciamo, essere classificato dentro una casella, ma tutt'altro. Qui dentro ci sono persone diversissime una dall'altra. È un gruppo molto eterogeneo, è un gruppo dove ci sono ragazze e donne con disabilità di tipo motorio, ragazze con disabilità anche di tipo cognitivo. Ragazzi e ragazze, adesso oggi perché sono circondato da donne, allora mi dedico più al sesso femminile. E in tutto questo, ognuno cerchiamo di valorizzare le capacità di ciascuno, le abilità di ciascuno. Quindi c'è la Rossella, per esempio, che dal punto di vista manuale non ha nessuna difficoltà, è molto brava nella comprensione del testo e lavora nella scrittura del testo in simboli. Altre persone invece lavorano, ad esempio, nell'impaginazione, lavorano nella semplificazione del testo. Tanti altri aspetti che magari poi andremo a spiegare Sì, più avanti. allora è importante diciamo, collegare tutto questo che voi fate al libro che abbiamo scelto di pubblicare. Credo che sia importante far capire anche l'operazione editoriale che noi abbiamo voluto fare con Rodari, perché Rodari è arcinoto, conosciuto non soltanto in Italia ma in tutto il mondo, ma pubblicandolo in simboli, l'operazione editoriale che abbiamo voluto fare è stata quella di permettere che altri leggessero Rodari direttamente anche, che quindi quel concetto di cultura e di letteratura accessibile fosse ancora più inclusivo. Allora, la prima domanda scegliete voi chi deve rispondere rispetto a questo, visto che siete un gruppo eterogeneo e conoscendovi con tante teste pensanti, la scelta di Rodari e di queste cinque storie è stata scelta, è stata facile, semplice. O avete battagliato quanto tra di voi per arrivare poi anche ad una selezione? Ma quasi battaglia tutte le mattine, tutti i martedì mattina stiamo battagliando, perché io voglio modificare questo libro perché mi piacciono molto le immagini, però a me il contenuto non piace, quindi lavoriamo su altro. Però devo dire che su Rodari c'è stata una certa convergenza. Un martedì mattina di gennaio, direi gennaio-febbraio, parlando abbiamo visto che sarebbe stato questo 2020 l'anno del centenario del grande Gianni Rodari. E pensando alle tante produzioni fatte, abbiamo detto, ma su Rodari non abbiamo mai lavorato. Informiamoci, capiamo chi era questo meraviglioso uomo e cerchiamo di capire se vale la pena di lavorare su di lui. Quando abbiamo iniziato, siamo finiti da Google su una pagina di aforismi e ce n'è uno che ci ha colpito particolarmente, che se posso condividerlo con voi è. Vorrei che tutti leggessero, non per diventare poeti, scrittori o letterati, ma per non essere più schiavi. E quell'incipit di questo aforisma, quel vorrei che tutti leggessero, ha detto, ehi, questo vuole che tutti leggessero, questo deve essere Il assolutamente compito. nella nostra biblioteca in simboli. Per cui da lì ci siamo divisi in gruppetti, abbiamo iniziato a leggere l'ampissima produzione di Gianni Rodari e ci siamo concentrati su cinque favole in particolare, che
che sono quelle che oggi, dopo che abbiamo avuto la fortuna di parlarne con te, sono in questo bellissimo libro. Che stiamo sì, e io vorrei dire quali sono, e poi magari da Tatiana ci facciamo raccontare anche qualcuna di queste storie, quella che andiamo anche su quelle che ci sono piaciute. Allora, la prima storia è appunto Giacomo di Cristallo, che dà il titolo al libro. La casa di tre bottoni, la principessa Allegra, Remida e il brigante Filone e Teresin che non cresceva. Le ho dette nell'ordine appunto che costituiscono il libro con cui compaiono nel libro, anche perché la scelta di quale storia dovesse aprire e quale storia dovesse chiudere è stata anche una scelta in qualche modo pensata, ragionata. Questo. Quindi Tatiana ha un ruolo, Rossella, chiedo scusa, ha un ruolo importante nella scelta anche dei testi, nel lavoro della biblioteca, nella quale voi siete stamattina, vero Luca? Siete lì? Stamattina siamo nella biblioteca per ragazzi, perché il Centro Documentazione Handicap dispone di una ampissima biblioteca su tutti i temi del terzo settore per adulti, ma anche una fornitissima biblioteca per l'infanzia e per ragazzi. E da questa biblioteca noi molto spesso attingiamo per andare a produrre il nostro mega scaffale di libri in simboli. Rossella è una di quelle che ogni martedì mattina va a scegliere, a decidere, a confrontarsi con noi su quale sia il testo da modificare. Ross, su Rodari, come hai scelto e quale preferisci? Come ti sei imposta sul gruppo, diciamo così. Ciao Elvira, ciao a tutti. Io la fiaba che preferisco è Teresina che non cresceva, è una delle mie preferite. Sostanzialmente la storia di questa bambina che rimane piccola, che poi ci sono le sue, cioè i suoi compagni di scuola che le dicono di crescere, per cui Teresina per fare questa cosa qua va anche contro il dovere di sua madre, che le dice che lo deve aiutare, deve aiutare sua mamma, quindi anche contro il dovere di sua madre, e insomma cresce e niente, poi dopo lei deve cercare di aiutare sua mamma, le sue amiche e sua nonna, che la morale di questa fiaba è che la giustizia va anche contro le cose che non si vorrebbero fare al momento della... Diciamo che l'altruismo di Teresin è quello che ha colpito molto la Rossella. Esatto. Lei non voleva fare alcune cose, ma le faceva per aiutare gli altri. E questo aiutare gli altri, questo essere altruisti con gli altri, alla fine paga, perché Teresin ritorna a essere la bellissima ragazza che era, e quindi, come in tutte le favole di Rodari, poi c'è bellissimo lieto fine, e quei valori che cerchiamo di portare avanti in questo posto, come la pace, l'uguaglianza, l'inclusione, alla fine queste favole bellissime pagano sempre, ecco, per cui ci ritroviamo in tantissime di queste favole. Sì, io voglio far vedere, diciamo, come Francesco Tacconi, che è l'illustratore che ha illustrato le cinque storie, tutto il libro, ha reso graficamente, ha immaginato Teresin che non cresceva. La rimostro a voi e la faccio vedere anche ai nostri, a chi ci sta, chi ci segue, a chi ci seguirà. Quindi questa è la nostra Teresin che non cresceva. Questa è la principessa Allegra, Elvira. Scusate, ho sbagliato. Va bene, allora scorriamo in questo modo, scusate. Così scorriamo anche il libro. Ho fatto confusione. Eccola qui, Teresin che non cresceva. Qua ancora non era cresciuta effettivamente, ma poi crescerà tantissimo. E anche qui questo è il titolo, diciamo, è il titolo dato da Rodari, reso in simboli, e ora magari chiariamo, spieghiamo anche a chi non conosce questa particolare tecnica come si arriva, e questo è un po'... Ma proprio allora
Successe una cosa straordinaria: ad ogni passo Teresin perdeva un pezzo della sua statura. Un passo dopo l'altro, la gigantessa rimpicciolì, lasciò il posto alla bella Teresin. Era la Teresin di sempre, era una delle ragazze più belle e più alte del villaggio. Credo che la poesia veramente di Gianni Rodari, per chi scorrerà, leggerà questo libro, lo farà leggere, è una delle cose che in questo momento ci servono anche per portare bellezza, per disseminare bellezza. Allora, facciamo un discorso un po' più tecnico, Luca. Credo che sia importante far capire tutto il lavoro che c'è dietro e che voi fate per arrivare a un libro in simboli. E perché questo tipo di scrittura è una scrittura che può aiutare e che abbiamo scoperto, avete scoperto, non aiuta soltanto persone che hanno disabilità cognitiva, cioè non siamo fermi nella ricerca che si sta facendo, perché questo è anche un lavoro di ricerca che voi fate, che in Italia fanno anche altri. È un lavoro che pian piano diventa ancora più inclusivo di persone che non si era immaginato, non si erano immaginate come fruitori di questi tipi di libri. Quindi, come arriviamo dalla parola al simbolo? Tecnicamente, che cosa si fa? Che cosa fate? Che cosa avete fatto per Rodari? Mm-hmm. Nella costruzione di questi libri, il primo passaggio, appunto, dopo quello che raccontava Tatiana, quindi della scelta del testo, c'è la parte importante che è quella della semplificazione. Come avete visto dalle poche pagine che ha mostrato Elvira, ad ogni pagina è associato un simbolo, per cui prendendo un libro qualsiasi e andandolo a modificare in simboli senza prima semplificarlo, c'è il rischio di avere dei libri di 2-3 mila pagine. Per cui il primo lavoro che va fatto una volta selezionato il testo su cui si vuole lavorare è quello della semplificazione. Noi qui al Centro Documentazione Handicap possiamo avvalerci della consulenza di Nicola Rabbi, che è uno dei massimi esperti in Italia del metodo Easy to Read, che permette appunto di utilizzare un linguaggio quanto più semplice e comprensivo per tutti. Quindi prendere una frase e riuscire a renderla leggibile in maniera semplice senza andare chiaramente a modificare quello che è il contenuto e il significato del testo che vuole darci l'autore. Quindi questo è il primo passaggio. Una volta semplificato il testo, arriva nelle nostre ottime mani e noi ce lo dividiamo col gruppo del laboratorio Librarsi, per cui io faccio una sorta di supervisione e i miei colleghi con disabilità vanno a lavorare sulla modifica in simboli del testo. Su questo, magari per essere ancora più chiaro, forse è il caso che vi faccio vedere un video di Camilo Della Cruz, che è anche lui un animatore con disabilità, molto attivo nella produzione di libri in simboli, che abbiamo preparato con lui un video molto breve che ci spiega, Camilo, pur avendo la tetraparesi, come riesce a lavorare e a costruire in book. Se posso, Elvira, mandare questo contenuto. Sì, vai, vai, vai. Ciao, oggi vi mostro come lavoro al libro modificato. Per lavorare al computer uso un ausilio specifico composto da 3 parti. Un puntatore adesivo posto sulla mia fronte che segue i movimenti della mia testa. Un sensore posto di fronte a me che rileva i movimenti del puntatore. È un pulsante per selezionare e cliccare. Questo ausilio, grazie a un software che si chiama SmartNav, mi permette di lavorare muovendo la punta del mouse. Ora posso lavorare e scrivere il libro modificato.
Una domanda così procediamo e facciamo vedere anche dell'altro materiale che penso possa essere utile, perché questo discorso della lettura accessibile, della lettura inclusiva, è frutto del laboratorio che voi fate all'interno, cioè voi ci lavorate costantemente. Però vorrei ricordare anche questo, che noi nella collana Parimenti, proprio perché cresco, abbiamo già pubblicato il diario di Anna Frank e Dracula. È che il diario di Anna Frank, ad esempio, è nato da un lavoro, da un laboratorio che voi avete fatto come gruppo insieme con le scuole. Quindi, diciamo, c'è un tenere e un portare e un condividere questa attività di costruzione di testi inclusivi anche con le scuole. Assolutamente sì, infatti tutto questo nasce un po' dentro quelle che sono le nostre attività che raccontava prima la Tatiana con le scuole. Dopo aver fatto appunto il corso sulla CIA e la Ciglioteca, abbiamo deciso, una volta arrivati qui al Pilastro a Bologna, in una zona di Bologna, nota purtroppo molto spesso per dei fatti di cronaca poco piacevole, in realtà un quartiere molto frizzante, il quartiere sicuramente più multiculturale di Bologna, abbiamo instaurato una collaborazione con le scuole secondarie di primo grado, soprattutto del territorio, e abbiamo iniziato con protagoniste le persone con disabilità ad essere formatori, a formare questi ragazzi sull'utilizzo di questo software della comunicazione aumentativa alternativa e del software SimWriter, Symbol Writer, scrittura in simboli. E così abbiamo iniziato, aspetta, ti lascio la parola. E così abbiamo iniziato con loro a modificare alcuni testi, iniziando proprio con le loro carte di identità, quindi dove loro si raccontavano, dove raccontavano il loro quartiere. Successivamente, parlando con la professoressa, abbiamo deciso di lavorare sul diario di Anna Frank. Da lì è nato appunto l'opuscolo in simboli fatto dai ragazzi, e successivamente arriva la casa editrice La Meridiana e ci permette di rendere questo opuscolo un libro vero. In questi incontri con le scuole noi notiamo come il lavoro che stiamo facendo, come le potenzialità della scrittura in simboli, della comunicazione aumentativa alternativa, non si riducano semplicemente a strumento per persone con disabilità, ma vadano oltre. Tatiana, se vuoi raccontarci qualche episodio di quelli che abbiamo visto in questi anni di lavoro con le scuole. È uno strumento per tutti, non è uno strumento per la disabilità esclusivamente, perché nelle scuole. Questa è appunto, come diceva Tatiana, è le scuole con cui abbiamo lavorato hanno persone che arrivano da tutte le parti del mondo, sostanzialmente. Su 20 studenti ce ne sono 18 che arrivano da 18 paesi diversi del continente europeo e non. Per cui per le persone straniere abbiamo visto che. È molto utile e riesce a includere anche con gli studenti che fanno fatica a seguire la didattica tradizionale, perché riescono a, grazie al simbolo, a capirne bene il contenuto di quello che si vuole fare. Noi abbiamo l'esempio di una ragazza cinese che appunto non parlava una parola, quasi considerata muta dai compagni di classe, che dentro questo laboratorio è stata di un'efficacia meravigliosa, è stata una delle protagoniste del laboratorio, tanto che anche i suoi compagni hanno capito che quella ragazzina, che pensavano quasi essere muta, ma che aveva semplicemente delle difficoltà di comprensione del testo e del linguaggio, diventava protagonista di questo laboratorio utilizzando la scrittura in simboli. Lo stesso per la ragazzina irachena che poi aveva lavorato con te, Tatiana, arrivata da Baghdad da 2 settimane, catapultata su questa realtà, nella scrittura di Anna Frank, era molto efficace. Pur non conoscendo una parola di italiano e quindi parlando con lei tramite l'inglese, i simboli e i disegni, siamo riusciti a renderla tra le protagoniste di questo laboratorio. E anche su questo, forse Elvira, c'è quel video che, per quanto semplice, secondo me rimane di un'efficacia
Quello del sole. Quello Di del rimanere sole. in casa è importante, quindi condividerei con i nostri spettatori. Tutte le lingue del mondo, no? Vediamo quella parola scritta con dei caratteri che non riusciamo a comprendere finché appunto arriva quel disegno universale che puoi essere in Papua Nuova Guinea, puoi essere in Alaska, ovunque disegnerai quel cerchio giallo con i raggi e tutti capiranno di cosa stai parlando, ecco. Infatti voglio sottolineare questo, che l'idea è anche che ci tiene insieme, che tiene insieme noi il CDHK parlante, la cooperativa Arca, Arcobaleno di Granadoro. È proprio questo, cioè l'idea che l'accessibilità alla cultura, che è anche garantita dalla nostra Costituzione, questo credo che sia qualcosa di importante, cioè non è un elemento accessorio per la costruzione della cittadinanza. E tutti siamo cittadini nel momento in cui nasciamo, diventiamo cittadini del mondo e non soltanto del paese in cui nasciamo. Questo diritto, che è un diritto proprio dell'umanità, del fatto che siamo uomini e donne, e non di uomini e donne bianche o nere o di colore, eccetera. Questo diritto è un diritto che va garantito. Quindi il progetto di questa collana, il progetto di questi libri, l'intenzione e gli obiettivi di questa collana è fare in modo che questo diritto, quello appunto dell'accessibilità alla letteratura, alla conoscenza diretta, possa essere garantito a tutti. E ovviamente un libro non basta. Se non è accompagnato anche da occasioni come queste, nelle quali si parla dei libri, la scelta editoriale che noi abbiamo fatto e che proviamo a portare avanti è di tradurre dei classici, quindi i libri che tutti conosciamo, Anna Frank, Dracula, Rodari, sono noti, arcinoti, però non accessibili a persone. Che hanno dei diritti che possono essere, devono essere esercitati in maniera differente, acquisiti, diciamo, esercitati appunto in maniera differente. Il lavoro che voi fate, così facciamo vedere anche come accompagnate il lavoro poi nelle scuole di presentazione, non è soltanto appunto legato al laboratorio della scrittura, così come Tatiana e Rossella lo hanno spiegato, ma il lavoro che voi fate è anche un lavoro di animazione sui temi della inclusività attraverso altre modalità laboratoriali. E siccome tra le cose che avete fatto c'è anche qualcosa che riguarda una delle storie del libro, appunto in questo caso la Principessa Allegra, quindi vorrei Luca che con le tue fantastiche colleghe ci raccontassi che cosa avete immaginato per una delle storie del libro di Rodari, del nostro libro Sì. di Rodari. Intanto mi piacerebbe molto che emerga nel video di Camillo che abbiamo visto, anche quelle che sono le difficoltà e le fatiche che poi facciamo per costruire certi tipi di libri e che per noi poi, indipendentemente dalle vendite, questo è il dire, lo dico quasi e mi guarderei malissimo, il successo c'è già in partenza perché quando riusciamo a far lavorare, a far faticare, perché si fatica veramente, delle persone con dei limiti, con delle capacità su un prodotto come questo, alla fine la soddisfazione che c'è solo per avere in mano il libro, un prodotto fatto e finito e di qualità per noi è enorme. Anzi,
È per questo che ci teniamo anche quando possibile logisticamente, come in questo caso che siamo a distanza, ad avere sempre almeno due o tre dei protagonisti di questo laboratorio, perché poi molto spesso la faccia ce la metto io o da altri colleghi educatori, quando in realtà il lavoro è veramente un lavoro d'equipe e i protagonisti reali siamo tutti, perché ognuno mette veramente il mattoncino fondamentale per la riuscita. Questo perché anche nel video che vorrei farvi vedere, che sostanzialmente è un trailer di un video che hanno creato dei colleghi, sempre del progetto Calamaio, momentaneamente siamo divisi in piccole bolle anche noi, per cui parliamo spesso tramite social, perché c'è il gruppo del pomeriggio, il gruppo in un posto e in un altro, perché siamo dei piccoli gruppi. Questo gruppo ha creato, visto che probabilmente prima di rientrare nelle scuole, causa pandemia, dovremmo attendere ancora un po' di tempo. Abbiamo iniziato a pensare a come lavorare su queste fiabe, anche a distanza. Per cui, Marco Sarti, che ringrazio, i collaboratori del loro gruppo bellissimo del pomeriggio, ci hanno preparato un trailer dove i protagonisti sono le stesse persone del laboratorio, che qui diventano animatori, attori, e ci fanno vedere in una maniera molto creativa, ci presentano un trailer di quello che sarà un cortometraggio legato alla favola della principessa Allegra. E la condivido con voi in anteprima questo trailer molto volentieri. Boemondo e Rosalinda erano il re e la regina di Brislandia. Quando nacque la loro figlia, furono così felici che decisero di chiamarla Allegra. La piccola principessa era vivace e spensierata. Amava fare le capriole sui gradini del trono, fare gli scherzi al primo ministro ed entrare e uscire dal palazzo attraverso le finestre. Ma purtroppo anche per lei vennero giorni tristi. Dopo una lunga malattia, Re Boemondo e la regina Rosalinda morirono. Allegra aveva 16 anni e diventò regina. Partecipava alle sedute del Consiglio dei Ministri e ascoltava lunghe discussioni che non le interessavano e di cui non capiva assolutamente nulla. Che noia mortale! Che noia mortale! Ma la vita di corte era fatta di feste, balli e concerti. E non era possibile rimanere tristi a lungo. Allegra tornò allegra. Questo appunto è solo un trailer, poi la storia, per chi la conosce, arriveranno giorni più tristi, ci sarà la guerra, ci sarà un matrimonio, una storia bellissima appunto animata, lavorando, leggendo la storia insieme, dove anche qui ognuno ha messo il proprio pezzettino. Abbiamo una attrice protagonista che da anni va nelle scuole ad animare, che è Tiziana Ronchetti, che è bravissima con dei bambini, anche lei con una tetra paresi, eccezionale nel lavoro, soprattutto con le scuole dell'infanzia, per cui l'idea è quella di continuare ad animare, a raccontare Rodari a più persone possibile, che è lo stesso poi obiettivo che abbiamo quando andiamo insieme a voi a costruire un testo come questo. Sì, credo ci avviamo alla conclusione, perché penso che abbiamo detto tanto, forse io spero anche che abbiamo un po' destabilizzato anche un certo modo di pensare rispetto all'inclusione di persone con disabilità. Bellissimo quello che tu dicevi all'inizio, cioè la H è fondamentale in una parola. Perché se non ci fosse la H sarebbero tutte c'è e non che, ad esempio, e il che cambia, diciamo, introduce dei periodi, ha dei significati diversi, ad esempio. Quindi la H è veramente
non è soltanto quella di Hotel, dei nostri, diciamo, non è soltanto l'inizio, ma quella che tiene le parole, che crea dei legami. E credo che in questo momento sia proprio importante creare dei legami, che sono dei legami di fiducia in un contesto nel quale dobbiamo ricostruire e darci fiducia reciproca, che poi è l'insegnamento di Rodari, che era quello che andava a cercare in quella realtà che per tutti era anche normale, quell'elemento di curiosità, di rottura, che rimetteva in moto il mondo e ridava un senso al tutto. Io vorrei far rivedere il testo, la copertina del libro, perché veramente noi abbiamo pensato, immaginato che in questo particolare momento storico, che ci vede tutti quanti posso dire, con disabilità, perché essendo un momento nuovo, nessuno ha tutti quanti gli attrezzi o gli strumenti per poterlo attraversare. Stiamo tutti scoprendo ci stiamo scoprendo nel fare cose nuove, nel fare cose che non avevamo pensato. Magari alcuni anni fa non avremmo mai pensato di poter fare delle dirette o di registrare delle presentazioni perché poi altri le potessero vedere. Però questo è stata anche l'occasione per capire che poi ciò che ci diciamo resta e può essere condiviso da molte più persone, per cui quello che è uno svantaggio in un contesto dove invece si cercano insieme delle soluzioni, si cercano insieme delle opportunità, ciascuno può diventare protagonista per quello che può fare, per quello che sa fare. Io voglio sottolineare questo anche, che in questo progetto noi abbiamo avuto, si è creato veramente un legame di fiducia e di sostegno reciproco, perché a credere anche in questo progetto che rivoluzionava la modalità classica con la quale tutti conosciamo Rodari sono stati anche la moglie Maria Ferretti di Gianni Rodari e la figlia Paola Rodari, alle quali noi abbiamo spiegato che cosa volevamo fare con alcune storie di Gianni Rodari e che ce lo hanno consentito, hanno consentito appunto che questo potesse accadere, cioè che questo potesse diventare un libro come tutti quanti gli altri, perché è fondamentale per noi e per i partner di questa collana pensare che le persone come Tatiana, come Rosselle e come tanti altri che noi conosciamo e cui possiamo dare dei nomi, abbiano tra le mani lo stesso prodotto di qualità che hanno anche gli altri, che ci possiamo permettere noi, che questo libro possa essere trovato nelle biblioteche, nelle librerie, che possa esserci e che possa girare come un qualsiasi altro libro di Rodari, con la stessa dignità e qualità editoriale di Rodari. Quindi io vi chiederei innanzitutto un saluto a tutti e tre, un saluto e anche un auspicio per questo libro, perché siamo i primi che hanno fatto questa operazione, siete i primi che avete fatto questa operazione, che avete preso delle storie e le avete tradotte, e quindi questo è il primo libro di Rodari tradotto in simboli, quindi abbiamo dato inizio abbiamo permesso che Rodari cominciasse un'avventura. Quindi io chiederei un saluto a voi tre e poi leggo, diciamo, una cosa finale. Grazie Elvira e grazie a tutti per averci seguito. L'auspicio solo che faccio è quello di continuare a rileggere Rodari, perché io rileggendolo era un mio idolo in gioventù, poi l'ho messo da parte, lo leggo adesso ai miei figli di 4 anni e quando lo leggo, adesso che ne ho quasi 40, ancora capisco ancora di più quello che è il significato, quelle che sono le morali e quelle che sono la capacità di raccontare cose importanti con un linguaggio accessibile, che sostanzialmente era qualcosa che già faceva lui, anticipandoci, ecco. Tati. Grazie, buon libro a tutti. Buona lettura a tutti. Ross? Grazie a tutti. Buona lettura a tutti. Grazie a voi tre e grazie a tutti coloro che sono lì con voi stamattina, insomma, vi hanno permesso di registrare in santa pace,
di poter parlare in santa pace. Grazie alla connessione che ha tenuto, questo diciamo è un elemento molto importante. C'è una parte del racconto di Giacomo di Cristallo, che appunto abbiamo scelto fosse il racconto di inizio del libro e il racconto che poi introducesse tutte le altre storie. Giacomo nel raccontare, nel dire la verità, faceva in modo, e quindi nel raccontare le cose dicendo la verità, faceva in modo che poi le persone raccontassero la verità, dicessero la verità, raccontassero le cose belle. Facendo questa operazione, questa di raccontare la verità e di dire le cose buone, le persone prendevano speranza, tornavano a sperare. L'augurio nostro, l'augurio di tutto il gruppo del laboratorio che ha lavorato alle storie di Gianni Rodari, che sono in questo libro appunto Giacomo di Cristallo e altre storie, è che questo libro ci permetta di prendere speranza e di tornare a sperare in questo particolare momento, raccontando le storie di Gianni e raccontando il bene, la speranza di cui ciascuno di noi è portatore. Grazie Luca, grazie Tatiana, grazie Rossella, buona lettura a tutti voi.